Siamo a Stresa in occasione del 37° congresso dell'AIS, dell'Associazione Italiana per lo Studio del Dolore. In tale occasione ci sono state diverse relazioni sull'aspetto diagnostico nel campo del dolore neuropatico localizzato. Ne abbiamo parlato con il professor Casale, direttore della Montescano Pain School, scuola per la diagnosi del dolore neuropatico, che si svolge sotto l'egida dell'EFIC. Professor Casale, quando è che si parla del dolore neuropatico localizzato? Si parla di dolore neuropatico localizzato quando siamo in presenza di una lesione o di una malattia del sistema nervoso nella sua componente periferica, in cui il dolore è descritto e verificato in un'area circoscritta, superficiale e con determinate caratteristiche. Come si identifica se un individuo è affetto da questo specifico disturbo? Bene, prima di tutto con una anamnesi accurata, con l'aiuto del paziente. In questo ambito noi abbiamo sviluppato una procedura che abbiamo chiamato My Pain Feels Like, il mio dolore è uguale a, assomiglia a, in cui il paziente ci aiuta ad identificare non soltanto la zona in cui ha il dolore, ma anche le caratteristiche del dolore stesso. Potrebbe descrivere come nasce il vostro algoritmo e la sua applicabilità? Questo algoritmo nasce nel 2013 in una riunione di una consensus conference tra i migliori esperti di dolore italiani, in cui abbiamo discusso attorno al concetto di dolore neuropatico localizzato ed intorno alle conseguenze dal punto di vista terapeutico che ha l'identificazione di un dolore neuropatico localizzato. E quindi abbiamo sviluppato un algoritmo per aiutare il medico di medicina generale, ma anche lo specialista, ad identificare questa patologia in modo tale da non, se mi permette il termine, non perdere tempo nel tentativo di errore di trovare una terapia efficace per il dolore neuropatico localizzato e andare direttamente ad un trattamento di tipo localizzato.